crescita, crisi, divergenza, la disuguaglianza regionale in Italia nel lungo periodo. Ce ne parla Emanuele Felice dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Sì, grazie. E quello che avviene nel lungo periodo in Italia è che nei periodi di crisi il divario nord-sud aumenta. Nei periodi in cui l'Italia tutta cresce, il divario nord-sud si colma in parte. Questo accade perché il Mezzogiorno è strutturalmente, diciamo così, dal punto di vista storico, non riesce a crescere da solo e quindi viene trainato nelle fasi di espansione dalla crescita dell'Italia, che riesce in parte a modernizzare il Sud. Viceversa, nelle fasi di crisi, e specialmente poi nella fase attuale in cui l'Italia tutta, dal punto di vista istituzionale, è in seria crisi, appunto, non riesce l'Italia tutta a modernizzare il Sud e nell'ultima crisi non riesce neanche a far crescere più se stessa.